Tutti noi, essendo esseri mortali, viviamo nel tempo. Il tempo è ciò che scandisce la nostra vita e pare segnarla in modo indelebile. Si nasce, si cresce, poi si comincia a invecchiare, a deperire, poi si muore. Tutto ciò accade nel tempo e perché il tempo è. Il tempo esiste. Tant'è che il tempo è così importante che in continuazione ci poniamo il problema di prenderci del tempo, di darci tempo, di avere tempo e così via. Viviamo così immersi nel tempo da perdere di vista il fatto che il tempo non è nient'altro che una delle tante declinazioni dell'eternità. Il tempo non è un valore ultimo e definito. L'essere, la vita, è fondamentalmente infinita. Anche gli scienziati ci dicono che l'universo è una continua espansione, una infinita espansione. Non è fissato una volta per tutte. E in più il tempo, come ci ha insegnato già Bergson ai suoi tempi e tanti altri pensatori e scienziati, è poi un dato estremamente relativo. Una farfalla che vive un giorno ha una percezione del tempo sicuramente molto differente dalla nostra o di quella di un elefante che vive molto più lungo di noi e così via. Noi stessi abbiamo una percezione del tempo che è estremamente soggettiva e che è connessa con i nostri stati d'animo. Quando siamo felici il tempo passa velocissimamente, quando siamo immersi nella sofferenza, nella depressione e quant'altro, pare che non passi mai. Un'ora vissuta in attesa di qualcosa di ansiogeno sembra infinita, un'ora passata a chiacchierare con gli amici o in lieta compagnia passa velocissimamente. Quindi, che importanza ha il tempo? Certo, è importante perché noi lo percepiamo come tale e lo viviamo nel relativo come una realtà ineludibile, ma nel momento stesso in cui noi accediamo alla percezione dell'eternità, dell'assoluto, dell'essere, i tibetani dicono del Rigpa, allora ecco che ovviamente la prospettiva si ribalta. Noi siamo assoluti, siamo eterni, perché facciamo parte del fluire dell'energia. Certo, questa nostra forma specifica è segnata dal tempo e ha un tempo, ma la nostra natura ultima non è in alcun modo segnata dal tempo. Se vogliamo usare i termini della tradizione giudeo-cristiana, possiamo dire che la nostra anima, la nostra ruah, il nostro spirito, è lo stesso spirito, è lo stesso respiro, lo stesso spirito di Dio. Dio ci ha respirato il suo spirito dentro e quindi noi, il nostro spirito, il nostro respiro è eterno, esattamente come quello di Dio, perché è lo stesso respiro. Perché Dio respira in noi e noi respiriamo in Dio. Se vogliamo invece usare
terminologie orientali, noi siamo una particella d'acqua nel fiume. Noi facciamo parte del fiume, pensiamo di essere delle identità separate, ma in realtà noi non siamo nient'altro che una delle tante goccioline d'acqua del fiume. Se noi ci lasciamo andare al fiume, siamo eterni come un fiume eterno. Ecco, riuscire a capire che nell'essenza ultima non viene mai la notte, è sempre un giorno infinito, potremmo dire, perché il tempo non passa, è un eterno presente. È qualcosa di sconvolgente, però non è qualcosa che possiamo comprendere con la mente, è un'esperienza che dobbiamo fare interiormente, è una sorta di illuminazione, una sorta di scoperta esistenziale. Quando noi facciamo questa esperienza, facciamo questa scoperta, allora ecco che la nostra percezione del mondo, della nostra stessa mortalità, della nostra temporalità cambia radicalmente, perché noi siamo nel respiro dell'eterno. Si traveste di tempo e va in cerca dell'anima smarrita, si nasconde nel sibilo del vento, e i suoi passi senti di sfuggita. E non viene mai la notte. Nel respiro dell'immenso, e non viene mai la notte. Bless the Lord, my soul, bless the Lord. Corre, si cammina, ma niente è più veloce dell'amore di chi vuol donare la sua vita ed emerge dalle ombre della notte. La via dei salmi non è una vana scienza. Si conoscono profondità lucenti e non vedi più nemmeno i tuoi confini. Cambia lo scenario degli eventi. E non viene mai la notte sui percorsi illuminati. E non viene mai la notte. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord.